che strilli? Vuoi svegliarli tutti? Possono dormire ancora mezz'ora. E io sono smottato, eh? Sì, è che si è scordato gli occhiali. Ah, beh, non li ho scordati. Li ho lasciati apposta. Perché? Per controllare se li vedevi. Ah. Sono forti. Sono troppo forti. Quasi quasi ci vedo meglio senza. L'oculista esagera sempre. Arrivederci. Ciao. Femminuccia. È fredda. Ok, niente. Ma porca. Chiama pediatria, fatti mandare un medico, il più bravo che c'ha. A quest'ora? Fai correre qui il primario, che lo buttino giù dal letto. Intanto che ti mandino quello che c'è. Uno qualunque, un accidente che li spacca. Lepo, elettrocardiografia. Dottore, sta in emergenza. Vabbè, fa niente, lascia lì. Massaggia, massaggia col palco, le mani e i piedi, le mani e i piedi. La cerchiamo una cura termostatica? Forza con l'elettrocardiogramma. Sì, dottore. È pronta la flebo? Dai, che aspettiamo. Che te ne confessate. Alla soluzione glucosata aggiunge anche del cortisone. Sì. Allora? È instabile, è instabile. Sì, questa non ce la fa. Non ce la fa. Intubiamola. Da una mano alla dottoressa. Sì. Tubo endotracheale e laringoscopio. Accidenti a tua madre. Come a mia madre? No, ma che dice la tua? Io dico a quella di questa povera creatura innocente. Dai qua. Ecco. Che cura piccola che c'ha. Questa è stata al freddo e al gelo come Gesù Cristo appena nato. Avverta il santo suo prima che Erode mandi qualcuno a buttarla nel mucchio. Piano, piano, andate piano. Ma guarda tu come è fatto l'uomo. Non ho mai sopportato il pianto dei bambini. E adesso non so quello che darei per sentire questa piangere ancora. Continua tu. Va bene. Carla, facciamo un altro tracciato. Il pronto soccorso sottoscrive questo atto da inviare in copia alla Procura della Repubblica e rispettare il tribunale di... Grazie. Io ho fiducia. Mi sento che ce la fa. Non va a dormire, dottore. Scusa. Perché tu che hai fatto? Beh, io un paio d'ore mi sono inghiottite. Adesso tocca a lei. No, e chi ci riesce? E se si aggrava all'improvviso? Ci sono io. Ma lei è giovane, meno abituata. Faccia una cosa, vada a dormire lei. Tanto a una certa età, meno uno dorme e più si gode la vita. Grazie, dottore. Ciao. Resta qua e vedi se ha bisogno di qualcosa.
Dottoressa? Dottoressa, venga! Sono gesti di insofferenza all'autorespiratore. Dottoressa! La saturazione di ossigeno è ottima. Stubiamola. Possiamo campare più tranquilli tutti quanti. Magari andarci pure a fare un bel sole. Domattina la mandiamo da noi. No, ce la portiamo subito noi. Non è il mio campo specifico, ma vorrei vederla sistemata. Desiderio esaurito. Bella voce, forte e anche robusta. Zazzittisce più, però. E beh, deve rifarsi del pericolo che ha corso di andare a cantare con gli angeli. Io correrebbe una sua firma. Anche a me. Mi manda in fine. Di un... Non firmo referti assicurativi, mi dispiace, rivolgetevi alla direzione sanitaria. Scusate, andiamo. Signore, non firmo. Dottore? Senta, bisogna che facciamo due chiacchiere io e lei. Sono il brigadiere Albisi e mi occupo delle indagini sulla bimba abbandonata. Da chi? Da persona ignota. Beh, si deve fare, no? Certo. Ma lei non è il dottor Ajaccio? No. Scusi, ma lei che mi ha detto? Lo so, mi sono sbagliato, io lavoro qui da poco. D'altra parte, per me i medici con il camice sono tutti uguali. Bella, eh? Sì, proprio bella. Trovato niente? Niente. C'è una traccia tra le somale di due ragazze che erano in avanzato stato di gravidanza, ma sono scomparse tutte e due. Dal tribunale dei minori è arrivata l'adottabilità della bambina. Ma durante il periodo degli accertamenti di polizia dovremmo affidarla ad un bertrotrofio. No, ma come? Ma lei fa l'assistente sociale nell'ospedale nostro. Mangia e dorme con noi e vuole rinchiudere quella creatura in un cimiciaio. Ma la lasci qua, no? Le vogliamo tutti bene. I bertrotrofi non sono più dei cimiciai, dottore. Forse 30 anni fa. Io non discuto il bene che lei vuole alla bambina. Ma la legge... Sa che ci faccio io con la legge? Lo so. Ecco. Se ne frega. Ecco. Ma io non posso proprio. E... Non c'è un mezzo, una trovata, un'invenzione. Questo è un paese dove tutti riescano a fare come gli pare. Ma è possibile che con tanti regolamenti non ne troviamo uno giusto per me? Che ci serve? Un avvocato? Un giudice? Basta che la dottoressa dichiari che la bambina non è dimettibile. Ma non è corretto. E poi non durerebbe in eterno. E chi lo dice? Chi lo sa quello che può succedere? Io sono entrato qua 25 anni fa, ancora ci sto... E i miracoli sono stati inventati apposta, lo dice pure suor Antonia. Li facciamo fare solo a suor Antonia i miracoli. Pure i laici a volte, no? Serate come questa mi fanno sentire romantico. Guarda, è inverno, sembra primavera. Appunto, sembra. Ma tu hai mai presente la verità? Non le reggo più le bugie. Ma senza un pizzico di bugie, che sarebbe la vita? La verità è così monotona. Beh, si vede che ho bisogno di monotonia. Sto male, sono agitata. Attenta, eh? Quando si ragiona così vuol dire che si comincia a invecchiare. E beh, succede a tutti, sai, anche a te. Vai da tua moglie adesso. Scusa, non te lo devo mai chiedere, per carità. Ciao, Giovanotto. Salve, dottore. Dottoressa. Ciao. Una macchina come questa quanto fa? 230 km orari, credo. Alla faccia. E quanto costa? È un regalo di papà. E con un padre come il tuo, che è una delle più belle cliniche di tutta la città, tu vieni a fare la fame qui al pronto soccorso. Guarda che quella busta paga resta sempre uguale.
ragazzi, ma a me interessa imparare. Voglio fare